Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Andiamo a continuare la nostra campagna d'Egitto, ci eravamo lasciati la scorsa volta, lo scorso episodio, con una guerra riuscita finalmente ad arrivare alla sua conclusione contro il regno di Frigia e adesso ci troviamo invece a combattere contro i nostri vicini meridionali che hanno deciso di dichiararci guerra una volta che eravamo appunto impegnati con il nostro potente vicino di Frigia, ma comunque siamo riusciti a strappare buona parte della costa palestinese. Adesso dobbiamo cercare di recuperare un po' di manpower, diminuire un po' l'aggressive expansion. Dobbiamo mettere un governatore per la provincia della South Phoenicia. Allora, vediamo un po'. Questo ha un'alta corruzione e non mi piace. Questo qua è umile. Ok, ma come governatore andrà ottimamente. Allora, First Nauticon non ha... E il secondo nautico non hanno dei comandanti, vabbè, non è grave. Mio figlio non è non mi è leale e siamo a guerra con Kush. Sono dei pretendenti, possiamo affrontare delle delle nuove invenzioni. Abbiamo abbastanza punti, effettivamente possiamo decidere di far qua, di spendere un pochettino in queste nuove invenzioni. Allora, come già forse vi ho accennato, abbiamo la possibilità di selezionare ognuna di cioè una tra tre di queste qua. Ne abbiamo sempre disponibili tre per ognuna delle quattro categorie. Allora, qua abbiamo supply limit più 10%, siege ability più 5%, heavy infantry discipline più 10%. Poi capital import route più 1, research point più 10%, civic tech investment più 5%, aggressive expansion impact meno 5%, monthly tyranny meno 001, aggressive expansion change meno 002, ok, non è male. Adesso quanto scende? Meno 012, non sarebbe male questa qua per diminuire l'aggressive expansion in fretta, anche perché il nostro obiettivo è quello di espanderci molto. Primary culture happiness più 2,50, aumento duration più 10%, national population growth più 0,05. Allora direi che questa la vado a prendere, vediamo cosa ci sblocca di altro. Ah, ci ha sbloccato come nuova aggressive protection, per cui possiamo fabbricare dei claim con un 10% di sconto. Adesso quanto ci costa fare claim? 200. Effettivamente è una cosa che andrei ad acquistare perché non è male. Diplomatic reputation più 1 è anche molto molto bella. Diplomatic reputation più 1, direi di sì. E andrei a prendere ancora un'ultima con il national population growth più 0,05, che non è tantissimo in realtà. Supply limit 10%, heavy infantry, civic tech, supply limit non è male, dai. Ok, e ci fermiamo così per mantenere un pochettino comunque di civic power da parte per il futuro. Allora, vediamo un attimo come si è messi. Di manpower si è messi malissimo proprio. E abbiamo al momento questi qua che non so perché stanno prendendo tutto questo attrito. Intanto sono mercenari questi. Ok, dovrò pagare per smantellarli. Questi invece sono miei. Perché come truppe ho questa, ho questi qua che sono dei mercenari e questi qua che sono i mercenari che sto portando giù. Allora, al momento sto perdendo 5,07 al mese, principalmente per il discorso dei mercenari. Però, visto che non ho manpower, quelli vorrei comunque mantenerlo il minimo. Posso far salire la stabilità? Che non sarebbe un'idea cattiva, eh?
Adesso questo mi dà più 5% di tasse, più 0,02 di legittimità, più 5% di research, più 0,10 di ruler popularity. Però mi costa un po' di più il sacrificio degli dèi. Allora, vediamo ora con la situazione attuale come... abbiamo guadagnato anche di più dalle tasse, un 5% non è male. Allora, aspettate un attimo, a che velocità siamo a 3? Ok. Allora, qua dobbiamo andare pian pianino, poi andiamo un attrito considerevole. Farei quasi anche che... Ah no, non posso splittarli perché sono dei mercenari questi. Per cui tutti insieme o niente. Il problema è che davvero come supply è molto difficile. Simple terrain. E qua ancora non è... perché non è zona desertica. Adesso non ha attrito se non altro qua. Farei recuperare magari un po' di persone prima di mandarle più avanti, perché questi hanno un totale di quante coorti? Sarebbero 14 e 2, 16. Quindi gli mancano 2000 persone. Aspettiamo magari che finisca anche questo mese per vedere quanto recuperano e quanto mi costa, quanto cambiamo di... Ha recuperato un bel po' di gente, sì. Sì, comunque perdiamo 4 al mese. Vabbè, ma andiamo lì avanti. Dovremmo pian pianino prenderci dell'attrito, sperando comunque di arrivare in qualche punto. Ok, no, ce ne sono vari che mi permettono di mantenere un'armata così grossa. I miei nemici per fortuna non dovrebbero avere troppe truppe. Ebbene, ne hanno create comunque un po', eh. 15, 10, 13, ne hanno. Qua prendiamo attrito, quindi muoviamoci qua. Dove prenderemo comunque attrito. Qua anche. Sono insorti dei barbari. Oh santi nomi, andiamo a picchiarli. Ah, è incerta la battaglia, porca miseria. Marce forzate, andate a dare una mano. Dai, 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 dai. No, la vinciamo, la vinciamo, la vinciamo. Però se posso permettere di risparmiare un paio di mercenari. Ok. Allora, com'è Heropolis? Aspetta un attimo tutti sti barbari ai confini. Voi state qua. Voi altri togliete e vediamo un attimo dove vanno. No? Voi andate in qua. Oh santi nomi. Devo reclutare questi, quanto mi costerà? Costano un sacco di soldi però, eh. Disband cost di tutta quella roba là. Tutti soldi. No, niente, devo mandare un attimo questi a marce forzate. A pigliare questi. Ok, porca miseria.
Questa dinamica dei barbari ancora non l'avevo incontrata per adesso. Comunque non è che conquistano, o sì. No, però danneggiano parecchio la regione. Ma non avendo manpower adesso non è mica così facile. Facciamo un disciplina. No, mi spiace, ma non posso permettermi di spendere dei soldi. Come sono messi a morale? 3,59, ok. Allora vincono. Dovrebbero almeno. Oh, vediamo un attimo qua. Oh, questi stanno prendendo un sacco di attrito, scusate, ma... Allora, qua... Non dovrebbero più prendere attrito, li facciamo recuperare un po' di gente magari. Go to. Chissà dove si rintanano quegli altri là. Fino a un fatto sono. Ehi? Ah no, sono andati dall'altra parte del confine, vabbè, meglio così. Ok, abbiamo sconfitto i... Ok, abbiamo detto anche 55, non male, dalla sconfitta di quelli... di quei barbari. Potrebbe andarci molto peggio. Allora qua aspetterei un attimo... almeno un paio di mesi per recuperare un po' di gente. Siamo in positivo. Prossimo mese saremo in positivo. Così deve rifornire le armate. Eh no, adesso andiamo di nuovo in negativo. Mi stanno assediando tutto qua. Sì. Però io aspetterei un attimo di recuperare gente da quella là perché... Sì, però adesso vi fate picchiare tantissimo, siete solo in 1000, ragazzi. Oddio, ancora dei barbari, basta! Perché appaiono tutti questi barbari adesso? Perché siamo in un momento critico. Afroditico. Afroditopolis l'11 ottobre. Allora facciamo che... No, voi ci andate di marce forzate ad Afroditopolis. E vediamo un attimo la situazione qual è. Ok, dovremmo sconfiggere, però perdiamo di un'altra gente che dobbiamo andare a recuperare. Ah, questi hanno recuperato un po' di gente, ma... No, questi stanno tutti... Ah no, ok. Tornate in fretta in un posto dove potete essere tranquilli. Vabbè, mettiamoli qua che... Dovrebbe... 0,11 ci ha dato, che roba. Che lusso proprio, sfrenato. 14.000, aspetterei ancora un attimo. Tanto mi stanno assediando tutti gli altri. Almeno non devo prendere attrito io. Dov'è che posso mandarli poi? Qua mi dà 0 di attrito, qua mi dà 0 di attrito. No, qua... Allora,
Mandiamole qua. No, anche qua mi dà 0 di attrito. Forse era meglio col marce forzate, porca miseria, perché se adesso ci fermiamo finisce il mese in qualcosa dove prendiamo tantissimo attrito. Ah no. E qua invece rischiamo. No, ok. Qua non prendiamo attrito, qua prendiamo attrito neanche. Allora abbiamo fin laggiù. Finalmente stiamo recuperando manpower. Non ci posso credere. Qua prendiamo attrito? No. Appena si rompono via, no vabbè, ma già anche adesso possiamo andare là dietro. Adesso sono in una situazione in cui sono estremamente dipendente dai miei mercenari, perché se dovessi mandare via questi mercenari... qua dovremmo fare un marce forzate tantissimo. Lo so, non gli ho dato un posto al potere come voleva lui. Mi spiace, ragazzo mio, ma... Ah, no, questo sarà... sopra... Allora, i giochi olimpici, chi mandiamo? Tolomeo o... Alchimaco. Che è in prigione. Ma io manderei lui, nonostante la corruzione. Cioè, ha delle buone caratteristiche, per cui spero che possa vincere qualcosa. Allora, qua non, cioè, ci prendiamo un attrito incredibile, anche là. Anche là prenderemo un sacco di attrito. Quindi l'unica cosa sarà di correre tantissimo, però qua mi dà anche attrito. E non avevo più un posto più vicino dove non prendere attrito, mi sa, eh. Deserto. Ah, qua però solo uno, dato dal deserto, che quindi dovremmo andare a Napata come prossimo obiettivo. Napata. Qua, 1% per il deserto e poi finire in qua. Comunque non sono un granché neanche qua, eh. 15. Pisqua è la capitale. Questa è la capitale, siamo quasi in là, eh. Allora, se noi stiamo andando... Kortum, perché Kortum? Scusatemi, e non Kuru? Forse perché non c'è un passaggio tra Kortum e Kuru. Yeah, ottimo, è tornato vincitore, buono. Qual è la fazione dei populisti? Tutti ottengono... L'Egitto guadagna uno di stabilità e otteniamo un sacco di reputazione dei nostri vicini. Buono. Molto buono. Stiamo perdendo un sacco di soldi, ma finalmente il manpower sta risalendo.
Potrei allora andare nell'economia e mettere al minimo le mie fleet maintenance. Quanto ricambio? No, comunque risparmio. Mantenimento dei forti, no, lo tengo. Ma perché andate ad assediare quelli? Andate più in giù per piacere. Mi state facendo tutto questo carpet siege, ma io non posso prendere niente se... Va bene. Spero che non ci si ritorca contro, ma... Non possiamo chiedere niente. Solo una white piece. Oh, sentite, noi andiamo fin qua giù. Fino alla pata. No, aspetta, no, fermati. È troppo tardi. Riesci a tornare indietro? Aspetta. Torna indietro. Aspetta. No, fermati un attimo. Marce forzate e torna indietro. Prima che finisca il mese, per piacere. Uff, poi tra l'altro il febbraio non è il mese proprio più indicato per... Allora, adesso facciamo sempre di marce forzate, arrivare giù in là. Vado a prendere possibilmente un solo attrito prima che finisca il mese. E dove prendiamo l'attrito? 5, 5, vabbè, niente. Prendiamo 5 attrito comunque. Dovrò muovere altre truppe presto. No, ok, accetto l'offerta. Mi danno dei soldi in più che non sono male. Non so se muovere giù questi 19.000 miei uomini. O se, no, questi stanno prendendo un sacco di attrito. Andare qua, porca miseria, che ci spendiamo un sacco di soldi di attrito dei mercenari. No, mi sa che mi conviene muovere questi 19.000, se non tutti, almeno un po'. No, faccio quelli, mando tutti. Allora, devo cercare di ottimizzare gli spostamenti, però. Allora, allora, in marce forzate qua. Vediamo se ce la fa. Allora, arriva il 14 maggio a Memphis. No, ma ok, ma non sono problemi quelli come attrito. Tutte zone in cui non dovrei prendere attrito. No, 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 no. No. 1,70, 0. Allora, quindi, allora vai fin qua. Poi qua puoi passarci, sì. Poi 0 di attrito, ok. 0 di attrito, 0 di attrito, 0, 4 di attrito, 0,60. Aspettiamo un attimo che arrivino là, poi vediamo cosa farne. Allora, sì, però l'accetto questo discorso qua, abbiamo bisogno di un po' di soldi, eh. Allora, adesso vediamo un attimo se mi dà comunque 1% di attrito. Allora, direi che... Non so se mi sento pronto ad andare laggiù in forza, perché loro hanno comunque più gente di me. Al momento hanno più truppe di me. 10, 15, 18 e 9 sono quasi a 30.000.
Ma direi che allora ci interrompiamo qua per questo episodio, continueremo nel prossimo episodio, altrimenti le puntate diventano davvero parecchio parecchio lunghe. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi al canale se perché non l'avete già fatto e ci vediamo nella prossima puntata per la continuazione di questa lunga guerra con i nostri vicini di... come si chiama questo posto? Kush. Kushan. Kush. Ciao a tutti.